27 agosto. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Giovanni 15:5. La vite e i tralci. In questi versetti il Signore usa un paragone molto familiare a noi tutti. La vite e i tralci. Di tutte le piante coltivate, la vite è quella che esige maggior cura. La vite e i tralci sono uniti e i tralci hanno vita per la vite. E proprio così sono i credenti con il Signore, uniti a Lui. La vite è la base, i tralci sono lo strumento per portare frutto. I tralci fanno da tramite affinché le vite manifesti il frutto. Noi, in quanto discepoli di Gesù, in quanto tralci, dobbiamo preoccuparci di portare buon frutto affinché altri e noi stessi possiamo goderne. Se i tralci non sono ben collegati alla vite, seccheranno. Non riusciranno a ricevere da questa il nutrimento che li sostenerà. E lo stesso vale per noi. Se ci allontaniamo dal nostro Creatore, colui che ci dona tutto in abbondanza, non riusciremo a mantenerci saldi. Lontani dal Signore non si ha pace vera, amore puro e sicura consolazione. Soltanto dimorando in Cristo, il credente ha vita e porta frutto.